For more than 500 years, Cremona has been an important centre for music. Its association with fine music dates back to the 12th century. An economic evolution in the 14th and 15th centuries helped boost creativity in the city, and in the 16th century, Cremona began a new era. In 1567, Claudio Monteverdi, one of the key figures of Baroque music, was born in Cremona. But over the following 200 years, the Amati, Guarneri, Stradivari and Bergonzi families turned Cremona violin making into an art form. Their names and their creations marked a milestone in music history. As well as music, their instruments became beautiful symbols for the city of Cremona. Cremona is a beautiful city, and its violin makers infuse its beauty into their instruments. Venire a Cremona significa immergersi nella storia, nella cultura, nella musica e anche nella natura. Noi siamo anche la patria di Monteverdi, quindi abbiamo dentro il nostro DNA una fortissima tradizione di musica barocca. E sappiamo mettere insieme la musica e la costruzione di quegli strumenti, violini, che fanno musica. Da questo punto di vista noi siamo unici al mondo. E allora questo è ciò che offriamo al mondo. Traditional Cremona violin making has been listed as an intangible cultural heritage by UNESCO. It's hard to imagine that in the middle of the 18th century, there was a dearth of new violin makers, and the city's musical heritage was in danger of disappearing. But enthusiasts who saw the problem saved the tradition and the heritage. In 1938, the Cremona International Violin Making School opened. La scuola è nata grazie alla volontà di un liutaio, Giuseppe Fiorini, che aveva acquisito i cimeli della bottega di Stradivari, le forme, i disegni, gli attrezzi, e li aveva donati al comune di Cremona. Però aveva strappato una promessa al comune di Cremona: dovete creare, far nascere una scuola per liutai. E fu così che, grazie all'onda degli eventi del 1937 che si sono celebrati a Cremona per commemorare i 200 anni della morte di Antonio Stradivari, la scuola nel 1938 è realmente nata. L'apice si è raggiunto soprattutto alla fine degli anni 70 e agli anni 80, quando sono arrivati veramente tanti studenti da tutte le parti del mondo, e di così diplomarsi e fermarsi sul territorio di Cremona, e Cremona è ritornata ad essere la capitale internazionale mondiale della liuteria, riconosciuta ancora oggi. Nowadays, young students from all around the world come to Cremona to learn violin making. But the craft hasn't changed much from the 16th century. A violin has more than 70 parts and components, and each of them requires a different technique. They have to be perfectly set in order to make a perfect sound.
Guided by experience and instinct, the violin maker's hands work deftly, giving the instrument a unique touch. Even today's technology can hardly make a copy. Diciamo che la testa è anche un po' il segno di riconoscimento per quanto riguarda lo stile, il carattere, la personalità del liutaio. In effetti la testa è una vera e propria scultura, perché non ci sono particolari attrezzi di misura che ci consentono di verificare se diciamo la parte destra e il lato destro rispetto all'altro sinistro siano perfettamente uguali, ma è solo l'occhio del liutaio, l'esperienza del liutaio e la sua grande capacità di interpretazione del modello e l'utilizzo degli attrezzi corretti che creano proprio questa scultura. Young violin makers must hone their skills with a good understanding of the material. To produce a quality violin, they need to use century-old Norway spruce for the soundboard, while the ribs and the back are usually made of maple. The wood for violin making should be aged naturally to reduce its water content and increase vibrational properties. È molto importante per uno studente saper riconoscere la qualità del materiale, e questo è un dato, diciamo, di fatto, soprattutto per l'esperienza che è portata a noi dai nostri maestri e dalla storia che ci insegna che se utilizziamo un legno molto stagionato, quello strumento avrà una voce particolare, un timbro particolare e avrà delle caratteristiche acustiche molto elevate. Fermo restando che lo strumento deve essere costruito secondo i canoni della tradizione liutaria e, diciamo, alla regola d'arte. The varnishing of a violin also needs great skill and style from a violin maker. The Cremona Violin Making School has a special varnishing workshop. Mentre anche i colori sono circa una ventina di colori, tra cui i rossi, i gialli e soprattutto il marrone. Ma nella realtà cremonese, nella realtà italiana, il colore era molto più sull'aranciato e sull'ambrato. Qui abbiamo gli strumenti dei ragazzi, ai ragazzi vengono segnati due o tre strumenti e comincia una fase di verniciatura. Si parte proprio col violino, con il lino tradizionale in bianco, appena finito di lavorare, che viene ultimato in tutte le sue parti in modo delicatamente, per poi iniziare tutti i vari step e le varie parti delle vernici. Servono circa 30-35 mani di vernice per arrivare alla colorazione. Il primo colore è un fondo dorato, è un fondo giallo, dove si applicano anche delle sostanze sempre naturali, naturalmente, per esaltare quelle che sono le caratteristiche estetiche del legno, quindi la marezzatura e la venatura. Dopodiché si prepara la vernice e si comincia a colorare. Ecco che abbiamo una prima parte e cominciamo a avere i primi colorazioni, la prima colorazione arancio, arancio ambrata, poi importantissimo elemento, molto importante, è la rifinitura dei bordi. Perché la rifinitura di bordi è la tradizione classica cremonese. Ecco, si prendono i bordi e si sverniciano completamente per poi ritoccarli. Questo è uno stile molto molto cremonese. Una volta finito lo strumento si incolla alla tastiera e si fa la finitura lucidura. E lo strumento praticamente è finito in tutte le sue parti. Bisogna poi passare alla montatura, quindi le corde, i spiroli, l'anima, il ponticello e le corde. It usually takes more than 250 hours to make a violin, and sometimes it needs more than 2.5 months to produce a top quality violin. But for violins that will last over centuries, each detail requires attention and time. The bow is no less important than the violin. The Cremona Violin Making School has a bow making course.
Marco di alta qualità ha il compito di far risaltare il suono dello strumento. L'attrezzo molto usato in archetteria è l'occhio, principalmente l'occhio. Più si fanno archi, più si vedono i difetti e più si riuscirà a fare archi belli e buoni. Il nostro istituto ha da sempre avuto l'impronta di fornire un'istruzione a 360 gradi. Quindi significa non solo avere le capacità manuali di costruire bene uno strumento, essere degli ottimi tecnici, essere degli ottimi operatori della liuteria, ma avere alle spalle anche dei percorsi che potessero far capire a loro come è nata la liuteria, far capire a loro la storia della liuteria, la storia della scuola, la storia della città di Cremona, far capire loro anche il confronto tra il liutaio e il musicista, che è molto importante. In 2017, the Cremona government began to comprehensively promote the city's violin-making culture, combining the professional abilities of several institutions. The University of Pavia has opened a course on the conservation and restoration of cultural heritage in Cremona. Dunque, il corso di laurea in conservazione e restauro dei beni culturali che abbiamo qui a Cremona è l'unico in Italia ad essere declinato sugli strumenti musicali e la strumentazione scientifica e tecnica. Allora, questo corso di laurea è partito qua a Cremona, unico in Italia, e non poteva nascere sicuramente nessun altro posto, perché mettere in piedi un corso di laurea così articolato e così complesso richiede la collaborazione di tante professionalità. La straordinarietà di Cremona è che ha un'università che è quella di Pavia, ma il Dipartimento di Musicologia e Beni Culturali è qui dal 1952 e ha una tradizione straordinaria musicologica, unica in Italia e probabilmente anche in Europa per le competenze acquisite su tutte le discipline musicologiche. Quindi nell'arco di 5 anni gli studenti vengono formati sia sulle materie scientifiche che sulle materie teoriche come la storia dell'arte, la prassi esecutiva, la storia della musica, l'organologia, ma anche la chimica, la biologia, la fisica e tutte le materie, diciamo, che possono essere utili poi anche per poter condurre un progetto di restauro. I'm here in Cremona from about 6 years. I attended the violin making school where I graduated some time ago, and I learned to build and restoring violin. Then my interest turned into restoration of instrument in general, and what I like best about this discipline that is restoration is the knowledge that you have of the instrument itself. An important goal of instrument restoration is to restore the sound. But for the researchers, the key is to identify whether the instrument can still be restored or should be better left aside in case of further damage. Sometimes their research leads to interesting discoveries. Questo corso è il corso di conservazione e restauro degli strumenti musicali. Questo strumento per noi è particolarmente interessante per diversi motivi. Uno è che è uno strumento cremonese. Abbiamo all'interno un'etichetta che ci dice che è uno strumento Bergonzi. Bergonzi è un'importante famiglia di liutai cremonesi e ancora oggi c'è la famiglia Bergonzi. Lo strumento nell'etichetta è datato 1770
E questo vuol dire che abbiamo tanti secoli di Bergonzi a Cremona. In più c'è un fatto interessante, si vede che forse sotto c'è un'altra etichetta, quindi uno dei lavori che andranno fatti nel restauro è capire se si può leggere che cosa c'è sotto. Insomma, c'è un piccolo mistero sull'etichetta. Poi gli strumenti sono quello con cui noi facciamo musica. Per me, come musicologa, più capisco degli strumenti e più la storia mi restituisce uno strumento che si può restaurare, che si può studiare, più io capisco della musica che viene suonata con quello strumento. At the Piazza Stradivari there is a showroom for the Consortium of Violin Makers. Founded in 1996, the consortium has gathered together more than 60 violin makers. They have different nationalities, but they have the same passion for safeguarding and promoting traditional violin making. Il nostro consorzio Liutai è appunto nato nel 1996, è un'esigenza che si è sentita da parte della nostra categoria di fare gruppo per poter far conoscere la liuteria nel mondo. Sandro Asanari is a violin maker and vice president of the consortium. He used to present Cremona violin culture at World Expos with other members of the consortium. He still has a strong passion for violin making. Born in the Cremona province, he graduated from the Cremona Violin Making School at the age of 18 and opened his own workshop in his early 20s. Il motivo per cui diciamo mio papà è artigiano, io ho continuato la sua tradizione anche se lui non costruiva violini, ma mi piaceva anche per me l'esperienza della costruzione, comunque di lasciare un qualche cosa al futuro. La liuteria si è sviluppata nel 500-600 qui nella zona di Cremona. Noi siamo gli eredi di questa tradizione e noi siamo, diciamo così, i prossimi che porteranno la liuteria a nuovi sviluppi, a nuovi step. Now there are more than 140 violin workshops in Cremona. And everywhere in the city is a showcase of its violin making culture. In the workshops, violin makers are following their centuries-old traditions to produce new violins. At the Violin Museum, a young violinist is performing with a violin made by a young Stradivari 350 years ago. And the old instruments in the showroom seem to be paying attention to the music. In the laboratories, the researchers and students are trying innovative ways to understand the instruments and to preserve them for the future. In the auditorium of the Violin Making School, a group of teachers and students are auditioning with newly made instruments. The sounds of these instruments seem to be relating a really old story. Music connects everyone in this place. It brings us closer to great minds and to great craftsmen. This is no more than just another ordinary day in Cremona.